Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della miniserie Messa a Fuoco. Oggi proveremo a colorare il fuoco e per fare ciò inseriremo all'interno della fiamma dei composti metallici e ci serviremo dell'aiuto di un ospite particolare, di un ospite speciale che però vi rivelerò dopo il video, dopo l'esperimento, lo vedrete voi stessi. Prima di andare avanti però mi raccomando, cliccate sulla campanellina e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sull'uscita di eventuali nuovi video. Adesso mi raccomando, non perdetevi questo esperimento. Ci vediamo dopo. Questi che abbiamo appena visto vengono definiti saggi alla fiamma, anche se in realtà in laboratorio vengono effettuati diversamente, ma adesso ci faremo spiegare in che modalità si fanno in laboratorio da Michael. Per quanto riguarda la colorazione del fuoco, possiamo ottenere questi diversi effetti, questi diversi colori, inserendo all'interno della fiamma, oppure nel caso dei saggi alla fiamma del laboratorio, passandoli sopra, degli elementi differenti che ci daranno delle colorazioni differenti. Adesso vedremo perché, e questo ce lo spiegherà Michael, vero? Certo, ovviamente. Come dicevi, in laboratorio naturalmente il procedimento per mostrare questa esperienza è diverso, perché in laboratorio si utilizzano naturalmente reagenti molto più puri. Infatti noi ci siamo arrangiati un pochino procurandoceli in maniera abbastanza complicata, diciamo così, perché siamo dovuti andare in giro a cercarli e soprattutto... Sì, e provando a sintetizzarli un pochino. Ecco, nel caso del potassio, sì, ma poi magari ne parleremo. Sì, come dicevo, in laboratorio si possono apprezzare meglio rispetto a un video fatto in casa. Ma perché avviene questo? Perché noi vediamo colori diversi? Questo avviene perché il calore della combustione fornisce agli elettroni degli atomi metallici un'energia. Questa energia gli permette a questi elettroni di passare a uno stato energetico più elevato, chiamato stato eccitato, che però è di natura abbastanza instabile. Di conseguenza questi elettroni tendono a ritornare al loro stato fondamentale, rilasciando l'energia acquisita precedentemente sotto forma di luce che noi percepiamo con i nostri occhi. E quindi perché ci danno diversi colori? Ci danno diversi colori perché diversi metalli hanno un divario energetico tra il loro stato fondamentale e quello eccitato diverso, quindi riemanano diverse quantità di energia e quindi luce che noi percepiamo ha diverse lunghezze d'onda. Ogni lunghezza d'onda corrisponde a un diverso colore. Come farvi un esempio, il rosso corrisponde a una lunghezza d'onda di 700 nanometri, l'arancione di 600 nanometri, il giallo di 500 circa, più o meno, approssimando, e così a scalare. Ho capito. E quindi noi per ottenere questi diversi colori, per l'appunto, abbiamo selezionato quattro elementi da inserire nella fiamma e questi quattro elementi ci dovevano dare quattro fiamme differenti. Sì, ma come abbiamo detto all'inizio, siccome ce li siamo un pochino arrangiati nel procurarci, non abbiamo ottenuto proprio colori netti, infatti
Vabbè, il sodio noi ce lo siamo procurati dal sale da cucina, in ACL, mentre il litio un pochino più difficile. L'abbiamo preso dalle batterie, infatti è un po' più complicato il processo di estrazione, infatti non consigliamo di estrarlo, ed effettivamente poi non garantisce una resa precisa, una resa cromatica netta. Esatto. Mentre per il potassio il discorso è stato un pochino più lungo e impegnativo. Infatti l'abbiamo, per ottenere il nitrato di potassio, l'abbiamo leggermente dovuto sintetizzare. Sì, abbiamo dovuto casa. Utilizzare sia il ghiaccio secco praticamente. Sì, abbiamo estratto dal ghiaccio secco il nitrato d'ammonio, che poi l'abbiamo miscelato e riscaldato insieme al cloruro di potassio. E poi filtrato per ottenere. Sì, e poi tramite cristallizzazione ci siamo ottenuti il nitrato di potassio. E mentre per quanto riguarda invece il rame, poi abbiamo utilizzato l'ossicloruro di rame, che dà un colore verde, perché il rame, abbiamo detto, sì, può dare, a seconda del composto, può dare colorazioni che vanno dal blu al verde. E in questo caso abbiamo preso questo da un fertilizzante agricolo e ci dava un colore verde. Per quanto riguarda questi elementi invece, ci sai dire un po' di più sul dolore? Certo, allora possiamo cominciare a dire, va bene, il sodio, come abbiamo detto, lo ritroviamo nella crosta terrestre sotto forma di sali e anche nel mare come cloruro di sodio. Poi per il resto, nel suo impiego, viene utilizzato ad esempio in chimica farmaceutica per la produzione di altri prodotti. Poi per il resto possiamo dire che il sodio metallico puro reagisce abbastanza violentemente con l'acqua se ce lo lanciamo dentro. Si fa delle esplosioni, sì. Abbastanza. Abbastanza. Mentre poi, parlando sempre di esplosioni, anche il litio reagisce non tanto violentemente come il sodio, ma un po' meno. Per il resto il litio possiamo ritrovare sotto forma di cloruro di litio, caratteristico delle acque salmastre delle piccole oasi presenti nei deserti di Canada e Nevada. Lo ritroviamo anche nell'acqua del mare, ma in percentuale molto minore. Mentre in medicina, come piccola curiosità, viene utilizzato come stabilizzante dell'umore, soprattutto nel disturbo bipolare. Per quanto riguarda il rame, invece, lo ritroviamo sia come metallo puro che nella crosta terrestre, come metallo puro che sotto forma di altre leghe. Il rame è molto importante nella nostra quotidianità, infatti viene utilizzato nel campo della tecnologia per la produzione di cavi e fili. Questo perché il rame è un ottimo conduttore sia elettrico che di calore. Oppure nei materiali agricoli, cioè nei fertilizzanti. Per finire non ci rimane che parlare del potassio. Sì. Che potassio è anche un costituente abbastanza presente nella crosta terrestre, infatti circa il 2,4% circa, e viene utilizzato soprattutto per la produzione ad esempio della polvere chimica o anche per quanto riguarda i conservanti alimentari. E parlando di polvere pirica, mi viene in mente un piccolo aspetto dei saggi alla fiamma. Sì, che si può ricollegare ai saggi alla fiamma. Infatti, dov'è che noi possiamo notare nella quotidianità i saggi alla fiamma? Provate a pensarci. Beh, noi li possiamo ritrovare in quelli che sono i fuochi d'artificio. Infatti, nella realizzazione dei fuochi d'artificio viene alla polvere pirica vengono associati questi diversi sali metallici per ottenere le diverse colorazioni che abbiamo citato in precedenza. E quindi poi è possibile osservare realmente il cambio di colore delle fiamme dei fuochi d'artificio in maniera più ludica, diciamo, ecco, e quindi dei saggi alla fiamma alla portata di tutti. Va bene, concludendo questo discorso con i fuochi d'artificio, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentatelo se avete sempre delle idee da suggerirci. Azionate la campanella degli avvisi sui social. E seguiteci appunto sui social che lasciamo in descrizione, anche non solo i miei ma anche quelli di Michael, se volete, e troverete tutto lì. E noi ci vedremo al prossimo video. Ciao, ciao a tutti.